Agenzia Clementi, soluzioni immobiliari. Antica farmacia alla Provvidenza. Profumeria Bio Natural. Civico 71 Caffè. La Grotta del Sale di Paola. Montagnier, vini e spumanti. Osteria I Due Compari. Veneta Botti. Ha festeggiato pochi giorni fa i 50 anni e con l'occasione abbiamo premiato tutti quelli che sono in qualche maniera si sono resi utili per raggiungere questo obiettivo. Con noi non c'era quei giorni, ma c'è oggi il dottor Massimo Neri, che per anni è stato il medico della nostra società. Grazie ancora Massimo. Allora, buonasera a tutti dal Palagrassato di Motta per gara 2. La vittoria per Motta significherebbe promozione in Serie 3. La presentazione degli arbitri. Sì. Gara 1 ha visto i Leoni vincitori per 3-1 e adesso appunto servirà di nuovo a replicarsi per la promozione. Il saluto iniziale. Stanno per scendere in campo le due formazioni, si partirà da quella ospite, lo Stadium Mirandola, che a momenti verrà presentata, e poi a seguire i padroni di casa. Qui c'è il tutto esaurito dal Palagrassato e attendiamo solamente l'ingresso in campo. Presentarvi i protagonisti della serata, partendo dallo Stadium Mirandola, che scenderà in campo con il numero 1 Luca Sartoretti, con il numero 5 Giacomo Gelfi, con il numero 7 Giovanni Bellei, con il numero 8 Matteo Canossa, con il numero 9 Francesco Gelfi, con il numero 15 Riccardo Rustichelli e con il numero 3 Luca Cattelan il libero. Dalla panchina il primo allenatore, il signor Marco Barozzi. Alla sinistra dei vostri teleschermi, con il numero 2, il Puma, Alberto Saibene. Con il numero 7, lo scaltro, Riccardo Scaltriti. Con il numero 10, il capitano, Marco Ciac Sigira Visentin. Con il numero 11, Matteo Zanna Zanini. Con il numero 12, Daniele Terminator Albergati. Con il numero 16, il Bounty Killer, Daniele Nanni Moretti, e il libero con il numero 18, Davide Lollo Lollato. Dalla panchina il guru Renato Barbon. E allora adesso è veramente tutto pronto per l'inizio di questa gara 2. In battuta lo schiacciatore ospite Bellei. Sembra che le formazioni entrino in campo con lo stesso sestetto della settimana scorsa di gara 1. Esatto. Bellei al servizio. La battuta al salto di Bellei che non impensierisce Lollato. E il primo attacco
va sul muro di Scaltriti. Bello il primo attacco di Scaltriti, incominciano bene i Leoni. Sì, qui abbiamo visto subito quella che è la specialità di Scaltriti, giocare sulle mani, non essendo un'ala di potenza ma un'ala più tecnica. Vediamo adesso la battuta flot di Zannini, che impensierisce invece la ricezione ospite, ma poi Bellei in pipe risolve tutto. Sì, diciamo che la posizione in campo della difesa non era delle migliori, ma siamo solo agli inizi e onestamente la gara 2 in casa di chi ha vinto l'andata è sempre difficile, soprattutto il primo set, secondo me, dal punto di vista psicologico. Concordo. È importantissimo fare bene il primo set per avere la... Gioca ancora sul muro Scaltriti e il primo tempo di Daniele Moretti. Per completare il discorso preso dall'azione, bisogna prendere la strada in discesa quando si fa bene il primo set. E soprattutto una grande manualità di Visentin, che si arrampica per alzare perfettamente questo pallone. Sì. L'opposto bianco-verde adesso al servizio ha abituato il pubblico a grandi cose in battuta. Decide di non forzare. E poi Sartoretti sbaglia la schiacciata. Ancora Albergati dalla linea dei 9 metri. Vediamo se questa volta decide di forzare un po' di più il servizio. Diciamo. Buono l'attacco di Gelfi. Anche in gara 1 una quantità enorme di palloni, 50 se non sbaglio, con un 47%, quindi è un signor opposto. Sì, è un giocatore che usa molto il cambio di tempo sull'attacco e quindi se il muro non è composto in posizione è facile che poi succeda quello che abbiamo appena visto, cioè che la palla esce. Salva, sai bene, sulla ricezione un po' abbondante di Lollato. E poi Sartoretti, ma sai bene, si supera in difesa, attacco da seconda di Albergati, c'è, non vede il tocco del muro, non c'è il tocco del muro secondo l'arbitro. Grande azione difensiva di sai bene. Peccato perché poteva portare il break già nella prima fase del set. Ancora situazione di parità sul 3-3, buona la ricezione di Lollato e poi il pallonetto vincente di Daniele Albergati. Sì, su un'alzata non precisissima è stato bravo Albergati a correggere l'azione con un pallonetto che in questo caso ha trovato impreparata la difesa ospite. Okay. Positivo l'attacco di Rustichelli dal centro, servito comunque da una buona ricezione di Cattellani. Sì, dovremmo come squadra di casa, qui parlo un po' da componente di questa società, dovremmo in qualche maniera cercare di forzare di più la battuta. Sicuramente deve essere un elemento per chi gioca in casa di solito, soprattutto nel primo set, perché giocare fuori casa è sempre una questione di adattamento all'impianto, alle luci, alla situazione, e quindi bisognerebbe cercare di sfruttare questa cosa, dico la società di casa, ma questo lo fanno tutti nella pallavolo normalmente. E adesso Daniele Moretti in battuta. Un po' di problemi la ricezione ospite, Bellei rimanda di linebagger e poi il nastro devia il pallone di sai bene che finisce direttamente out e si continua sul 5 pari, nessuna delle due squadre riesce a fuggire via. Diciamo che questo errore è un po' dettato dalla forzatura del gioco che magari in questa fase è dettata proprio dalla
questione psicologica che dicevamo prima. Invece infatti, adesso sai bene, si fa perdonare e dà una volta al palagrassato dopo il suo punto. Capitan Visenting a servizio. Bene la ricezione di Cattelani. Salva, stai bene. E poi una palla piazzata di là. Ci prova Bellei ma trova il muro di Zanini. Quindi si affida a Gelfi in seconda linea. Di nuovo il muro. Stai bene, difende. E poi Albergati, ma ancora buona la difesa di Mirandola. La free ball che Albergati mette a terra con un diagonale stretto. Questa azione è un po' roccambolesca. No, roccambolesca, secondo me è l'immagine di come deve essere la partita, cioè una squadra per vincere deve avere sempre pazienza. E non è detto che la palla vada a terra al primo attacco, quindi bravo il Motta in questa occasione a cercare di riproporre più volte la stessa azione. E adesso invece il lungo linea di Albergati per il break di vantaggio Motta 8-5. Continua la striscia positiva di Visentini a servizio intanto. Gelfi ci riprova ma difende Visentini, alza l'ollato per Albergati che la mette ancora a terra e galvanizza se è possibile di più il pubblico di Motta. E intanto coach Barozzi chiama il time out perché ci vuole parlare su, sono 4 punti di distacco per Motta, 9-5. Sì, diciamo che l'avvio del set ha avuto un po' ricalcato quelle che erano le premesse, cioè la squadra di casa non ha sbagliato nulla in questo momento, a parte un attacco, e chi arriva come ospite ha sempre l'adattamento all'impianto, al gioco, alla situazione. Le squadre sono pronte a rientrare in campo, di nuovo al servizio Visentin. Un attimo di attesa sul controllo del referto da parte del secondo arbitro, però tutto regolare, quindi possiamo anche riprendere. E ricominciamo proprio da Visentin. Riceve Cattelani, alzata di Gelfi per Gelfi da seconda, che è vincente sul lato che non riesce a tenere questo attacco. Sì, diciamo che in questo momento il palleggiatore ospite si affida soprattutto all'opposto, perché dal centro fa fatica perché la recezione non glielo permette, e in zona 4 ha visto che difficilmente sono riusciti a mettere giù palla finora. Diceva sai bene, e il primo tempo di Zanini con palla in testa, Visenti fa quello che vuole sicuramente. Ed è giusto in questo momento provare subito con il centro, perché finora dal 10 a 5 non c'era nessuna palla per il Motta attaccata dal centro. E adesso sai bene al servizio uno dei migliori battitori del campionato, ma non è fortunato in questo caso.
De Lei al servizio. Trova un ace, Bellei, valuta male l'ho lato il pallone e cade dentro. Comunque il servizio era proprio sulla riga, quindi difficile e proprio nella traiettoria in mezzo ai due ricevitori, diciamo che è una palla impossibile da ricevere. Bravo in questo caso il battitore. È ancora lui alla linea dei 9 metri. Questa volta invece spara out la battuta Bellei. E rivediamo al centrale Matteo Zanini, di nuovo al servizio. Riceve Cattellani, deve correre Gelfi, che di nuovo si affida a Gelfi, che trova il money out. Sì, tecnicamente è giocata molto bene, ha aspettato che il muro fosse in discesa e poi ha piazzato la palla sull'ala, che comunque era anche in posizione errata perché era rivolta verso l'esterno e quindi la palla si sapeva che sarebbe andata fuori. Ci riprova Scaltriti, diagonale strettissima, bravo Visentini a smarcarlo anche. Sì, in questo momento con la recezione buona la palla tesa è determinante per l'attaccante. Infatti il centro avversario non è mai riuscito finora a raddoppiare sulle alzate di Visentin. Albergati in battuta. È out la palla di Albergati. Ha cercato la linea ma non l'ha trovata. E ora Gelfi in battuta. Palla in rete anche per Gelfi, quindi 13-10, break di vantaggio che rimane invariato per Motta. Sì, tre punti sono sempre un buon vantaggio, anche se alle volte basta un errore in attacco, una battuta, un ace come prima per poter recuperare, quindi diciamo che il set è apertissimo. Buonissima intanto la difesa di Scaltriti, ma poi commette fallo Visentin, ma un buon segnale che la squadra c'è anche in difesa. Beh, sicuramente il Motta in difesa questa sera c'è, diciamo che questo è un errore più che altro dettato dalla foga di voler portare a casa il punto dopo una bellissima difesa, ma come dicevamo nelle partite ci vuole sempre la calma, la tranquillità. Perfetto. E giocare palla su palla. In questo caso un'azione perfetta perché intesta la ricezione di Lollato e poi concretizza tutto, sai bene. Esatto. In questo caso abbiamo visto anche che il centro avversario continua a saltare sul centro di Motta. Significa che la preparazione dell'alzata da parte di Visentin è buona. Buona anche la difesa di Moretti intanto, poi piazza Albergati, Gelfi da seconda, il pallonetto ma c'è Visentin, ci riprova di nuovo Albergati, difende Gelfi, la piazzata di Gelfi, c'è Zanini che appoggia e poi mette a terra e prova una mini fuga Motta sul più 4 adesso. Sì, diciamo che in questo momento è decisamente più concreta nella azione di difesa il Motta e quindi ripropone poi l'attacco con più efficacia. Buona la battuta di Moretti, riceve Cattellani, poi alza per Bellei che è vincente in lungo linea. Sì, l'azione tecnicamente è stata corretta e anche molto bella. Ha fintato l'attacco in diagonale, poi ritardando il colpo l'ha piazzato lungo linea
in modo preciso. Rustichelli in battuta. Riceve sei bene, deve correre Visentin e poi è costretto a mandare di là la palla in palleggio al Vergati. C'è il muro di Zanini, ma coprono gli ospiti. Deve correre da un lato. L'invasione ospite regala il punto a Motta. Forse un po' di fortuna in questo caso. Beh, la fortuna serve sempre. Nelle vittorie c'è comunque anche una, anche se piccola, componente di fortuna, sicuramente. Diciamo che questo match è determinante, se dovesse vincere il Motta sarebbe promosso in promozione in A3, se invece vince Mirandola si va alla bella Mirandola nei prossimi giorni. Diciamo che le squadre sono sicuramente sotto esame, ma sotto esame lo sono anche gli arbitri che vengono designati per queste gare molto importanti. Non a caso qui a Motta oggi c'è Pasquali, che è il responsabile nazionale del settore arbitrale degli arbitri di Serie A. Adesso il palleggiatore ospite si appresta al servizio. Buona la palla flotte ricevuta da Scaltriti, che poi attacca in pipe. Sì, supera Catellani, ma la palla tocca il soffitto e quindi Scaltriti va sotto la sua curva a prendere tutta l'energia dei tifosi. Stai bene al servizio. Buona ricezione di Sartoretti. E poi Bellei, mani out. E adesso è ancora Bellei al servizio. Riceve lato, poi l'alzata dietro per Albergati, che ringrazia e mette a terra. Attacco non fortissimo ma molto alto, di fatto è passato proprio sopra il muro e questo ha permesso alla palla di cadere poi senza potenza sul campo avversario e quindi mandando fuori tempo anche la difesa. Matteo Zanini in battuta sul 18-14 Motta, che mantiene i 4 punti di vantaggio. Riceve Catellani e poi il primo tempo difeso da Visentin. Ci prova adesso con la piazzata Scaltriti ed è vincente ancora una volta Riccardo Scaltriti. Sì, palla molto intelligente questa, pur trovandosi fuori tempo sull'attacco con una palla centrale, è riuscito proprio a metterla nel punto più lontano da tutti i difensori avversari, proprio in mezzo al campo. E questo gli ha permesso di portare a casa il punto. La battuta flotte di Zanini che impegna sia Catellani che Sartoretti in ricezione. E poi sistema l'alzata non proprio perfetta di Visentini Albergati, che trova mani fuori. E il punto per Motta. Diciamo che già l'appoggio del centrale non era stato dei migliori, però questo alla fine ha permesso al Bergati di giocare sulle mani del muro, come hanno fatto già il Mirandola in altre occasioni, dalla zona 4, anzi dalla zona 2. Adesso chiama il secondo ed ultimo time out del set, la panchina ospite. Perché insomma lo svantaggio adesso si fa abbastanza pesante sul 20-16, sono ben 6 punti. Sì, 20-14 è sicuramente un buon vantaggio. Comunque è anche vero che siamo ancora a 5 punti dalla fine del set. Col sistema del rally point system a volte sono pochi ma a volte diventano anche tanti.
vero, è vero. E quindi siamo pronti a riprendere il gioco con Zanini dalla linea dei 9 metri. È pazzesco il muro di Albergati. Qui ha cercato, visto che era un po' palla corta, bassa, di tirare forte in mezzo al muro, ma il muro era ben posizionato e quando il muro è ben posizionato va a finire così, palla nel metro, sul proprio campo. E adesso si è veramente aperto il corridoio per il set per Motta. Zanini. E poi Capua. L'attacco al centro di Canossa, questa volta è vincente. E si sblocca anche lui. Per il turno in servizio esce Canossa ed entra Valeri. Diciamo che Mirandola ha avuto nel palleggiatore difficoltà a giocare sui primi tempi, appena ha potuto lo ha fatto perché aveva la ricezione quasi sempre fuori dai 3 metri o sui 3 metri, quindi non è facile giocare dal centro, cosa che invece ha fatto subito il Motta con una ricezione buona. Continuano i cambi tra le file di Mirandola, rientra Canossa, che poi è costretto ovviamente a uscire per lasciare il posto a Rustichelli occupato in ricezione. Nella parte bianco-verde invece Daniele Albergati al servizio. Riceve Capua, è costretto ad alzare Gelfi, poi lo stesso Capua in attacco che trova lo spazio e trova anche il punto. Diciamo che se prima era stato molto ermetico, questa volta non lo è stato di sicuro. La palla è passata a filorete in mezzo al muro. Gelfi in battuta, riceve bene Lollato e poi la palla per Albergati, che però non trova nel campo nelle mani e spara direttamente out il pallone. 22 a 17 per Motta, comunque un buon vantaggio da amministrare. E qui è arrivato un po' in ritardo e si è trovato la palla fuori del corpo e quindi non è riuscito a imprimere la traiettoria che voleva, un po' come il battitore del Mirandola, che anche lui non ha avuto un'alzata precisa per battere in salto e quindi ha cercato poi di aggiustarla con la mano, ma non è riuscito. Scatriti in battuta, riceve Capua e poi è impegnato Gelfi in attacco. Ma il muro della coppia, stai bene Daniele e stai bene Moretti, scusate, è attentissimo e regala il set point a Motta. Adesso possiamo dire che siamo molto in dirittura d'arrivo. Adesso possiamo dirlo. Partendo dalla battuta di Scaltriti. Attacca Capua e attacca in campo. Quindi annulla il primo set ball Mirandola. Anche qua lo schiacciatore aveva un po' ritardato l'attacco, mandando fuori tempo il muro e giocando sulle mani. Lo stesso Capua adesso al servizio. Buona la ricezione di Lollato e poi è stata vista un'infrazione per Visentin. E Mirandola annulla anche il secondo set ball, di nuovo Capua in battuta. Sbaglia la battuta e il primo set va a Motta, il pubblico è tutto in piedi. E diciamo che per quello che si è visto in campo, più concretezza e solidità da parte della squadra di Motta,
qualche imprecisione di troppo, qualche errore, soprattutto da parte degli attaccanti che non sono sempre stati in grado di mettere sul campo avversario il miglior attacco. Agenzia Clementi, soluzioni immobiliari. Antica farmacia alla Provvidenza. Profumeria Bio Natural. Civico 71 Caffè. La Grotta del Sale di Paola. Montagnier, vini e spumanti. Osteria I Due Compari. Veneta Botti. E allora siamo pronti a tornare in campo, o meglio, sono pronti a tornare in campo. Coach Barozzi schiera la formazione iniziale, quindi non quella con cui aveva concluso. Quindi vediamo Gelfi al palleggio con Gelfi sulla diagonale, e Sartoretti e Bellei sono gli schiacciatori, mentre Canossa è al centro. Canossa e Rustichelli al centro. Sai bene al servizio. Il set inizia appunto con la battuta di Sai bene. Riceve Cattelani e poi l'alzata per Bellei, ma c'è subito il muro di Albergati. Come il primo set, anche adesso il primo punto è bianco-verde. Sì, la partenza è subito giusta, nel senso che mettere un muro sull'attacco avversario è determinante, cioè vuol dire mettere già sotto pressione l'attaccante di posto 4 in questo caso. Non forza in battuta, sai bene, e poi Gelfi non ci arriva in difesa, Lollato. Comunque bravo Gelfi, diciamo che è stato bravo a cambiare la traiettoria del colpo passando dal diagonale a lungolinea, palla toccata dal muro e quasi imprendibile per la difesa. Invece il servizio del palleggiatore di Mirandola, che porta al servizio Matteo Zanini. La battuta di Zanini, la battuta flotta, che comunque in campionato ha impensierito molte squadre. Riceve Cattelani, l'alzata di Gelfi al centro per Rustichelli. Sì, sicuramente in questo set, se Mirandola aggiusta un po' di più la recezione, da quello che abbiamo visto già nel primo set, vedremo più palle in attacco al centro, e quindi questo potrebbe diventare un problema, perché l'attacco dal centro è sempre un problema per chi deve difendere. Vediamo Bellei al servizio. Riceve bene Scaltriti e poi la palla per Albergati, velocissima, e Albergati fa quello che vuole e non ce la fa in difesa a Gelfi. Diciamo che è stata quasi una veloce dietro che ha impedito al centro avversario di arrivare a muro, quindi giocata molto bene sulla diagonale. Lo stesso Albergati si porta in battuta. Buona l'alzata per Sartoretti, in un primo momento se la fa Lollato e poi è difficile riuscire a tenere viva questo pallone. Rustichelli. Perfettamente Lollato e poi di prima intenzione Visentin, che ha
abituato il pubblico di Motta a questi giochini. E beh, con la palla vicino alla rete, un palleggiatore come Visentin, che è esperto, che ogni tanto riesce a mettere la palla di là, è sempre difficile. Stato il centro avversario, era lì per spostarsi, ha dovuto tornare indietro, ma ormai la palla era già passata. Free ball per Motta, l'appoggio all'ollato e poi di nuovo Visentin. E Motta trova il primo mini break di vantaggio. Questo è un colpo oltre che tecnicamente perfetto, anche dettato dall'esperienza, perché difficilmente una squadra si aspetta due volte il palleggiatore sul pallonetto, due palle consecutive, difficilissimo. Si prova in pallonetto Gelfi, ma capisce tutto Moretti e poi non ci arriva. Gelfi a servizio, vedremo la battuta in salto. Che finisce direttamente in rete. E porta Daniele Moretti al servizio. Riceve Cattelani, l'alzata in palio per Bellei, ma è attento Moretti e poi sai bene, tocca la sticella ed è punto per lo stadio Mirandola. È pronto in battuta Sartoretti. Riceve, sai bene, e poi ancora una volta Zanini dal centro. Diciamo che rispetto al primo set è cambiato un po' l'inerzia dell'attacco mottense, che nella prima fase del primo set aveva usato l'opposto, poi le ali. Adesso prevalentemente l'attacco è dal centro. E rispondono comunque sempre presenti i centrali di Motta. Out invece l'attacco dal centro di Mirandola. Stessa cosa Mirandola cerca di fare, però con risultati magari meno positivi. Il capitano di Motta in battuta. Riceve Cattelani, l'alzata per Bellei che però è out. Non trova il campo Bellei ed è 9-5 per Motta. Un momento in cui la squadra del Mirandola si è disunita e l'allenatore Barozzi chiama subito time out per vedere di capire come uscire da questa situazione. Comunque vada, per Motta oggi una festa, il palazzetto è tutto pieno, è tutto esaurito. Sicuramente. Diciamo che sarebbe la festa ideale, visto che, come dicevamo prima, abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di questa società, 1969-2019. Dopo 50 anni arrivare in Serie A sarebbe sicuramente un ottimo risultato. Alla ripresa di nuovo Visentin al servizio. Buona ricezione di Cattelani, poi Bellei trova il muro e fuori. E trova anche il sesto punto per Mirandola.
Canossa si appresta alla battuta. Batte su Riccardo Scaltriti, poi l'alzata per Saibene, c'è il muro di Mirandola, alza lo lato per Albergati ed è vincente la diagonale di Albergati. Attacco molto bello, tecnicamente preciso, palla presa molto in alto, diagonale. La difesa avversaria un po' fuori posizione, non riesce a tenere la palla. Sai bene, per tutti qua il Puma alla battuta. Forza alla battuta, ma si ferma sul nastro. E andrà Gelfi al servizio. Riceve sai bene, poi l'alzata per il centro e Zanini ancora una volta ringrazia e mette giù. Come avevamo detto prima, si continua a giocare dal centro in questo set, da una parte e dall'altra appena si può. Ed è proprio lui ad andare in battuta. Buona la sua battuta. Poi dal centro, ma questa volta difende Zanini. E poi Puma in pipe, sfonda il muro e trova il 12° punto Motta. Siamo 12-7 e qui è una bolgia. Zanini, dopo l'ottima difesa che ha permesso la ricostruzione di Motta, si porta di nuovo in battuta. Riceve Catellani, deve spostarsi Gelfi. E poi questa volta dal centro sono vincenti gli ospiti. E credo che in questo set, se guardiamo la percentuale, sarà 90% attacchi dal centro, da una, sia da parte del Mirandola che da parte del Motta. È una scelta tattica che comunque premia di più la squadra di casa, perché la recezione per il momento è migliore dalla parte mottense. Intanto cerca di forzare il servizio Belay, ma finisce in rete e quindi il punteggio è 13-8 per Motta. Albergati in battuta. Non forza Albergati. C'è sai bene. E poi Albergati anche in attacco, ma c'è Catellani. Gelfi, c'è la piazzata, ma capisce tutto l'ollato e allora sai bene, alza per Albergati che trova mani e out, e 14-8 per Motta. Diciamo che l'alzata era un po' al limite, ma in questi casi giustamente gli arbitri lasciano passare per premiare un po' la spettacolarità del gioco. Ancora Albergati. Sartoretti in ricezione e poi Gelfi sul muro è vincente e cerca di dare la carica ai suoi. Sì, diciamo che siamo a metà set, 14-9, e finora l'opposto del Mirandola non era mai stato chiamato in causa dal suo alzatore. Sappiamo che l'opposto è uno che è lì in campo per attaccare, e quindi è ovvio che chiede palla. Buona la difesa di Gelfi. Scaltriti sul muro, ci arriva Visentin, ricostruisce Gelfi e poi il muro di Moretti è vincente. 15-9 Motta. Bellissimo gesto tecnico del centrale del Motta, che ha ritardato un attimo e poi con la mano ha preso il pallonetto e l'ha rimesso nel campo avversario.
non abbiamo il video check qua, quindi ci dobbiamo fidare degli arbitri. L'anno prossimo, se sarà a tre, ci sarà l'obbligo del video check, quindi questa palla si dovrebbe rivedere diversamente. Scaltriti trova anche l'Eis Scaltriti che chiama il pubblico. Ed è tempo per coach Barozzi. Sì, diciamo che questo break che è maturato in questi ultimi punti ha messo molto in difficoltà la squadra del Mirandola, che si vede proprio dal punto di vista del gioco che non riesce ad esprimere quelle che sono sicuramente le sue capacità, che sono superiori a quello che ha messo in campo in questo set soprattutto. Sono già tornati in campo intanto i ragazzi di Mirandola. Scaltriti cerca la concentrazione dalla linea dei 9 metri. Cerca ancora Bellei Scaltriti, poi il muro su Sartoretti, ma chiude tutto Gelfi. In prima intenzione Gelfi, senza muro, ha avuto gioco facile. Si è visto proprio in questo gesto la voglia di attaccare da parte di Gelfi, cosa che, ripeto, non è stato molto servito finora in questo set. Anche in gara 1 un po' il trascinatore di Mirandola ed è proprio lui alla battuta. Riceve Scaltriti e poi la palla per Albergati che mette a terra nell'ultimo metro di campo. Colpo tecnicamente perfetto sul tempo, sull'altezza della palla, vediamo l'alzata e poi senza colpire forte sull'ultimo metro del campo, imprendibile. Moretti al servizio. La palla float di Moretti che finisce out. E la 17-11 Motta. Sartoretti in battuta. Palla molto vicino alla riga, si lamentano i biancoverdi ma l'arbitro l'ha vista dentro, quindi 17-12 per Motta. Ed è break, un mini break recuperato dagli ospiti. Sì, la palla sembrava fuori, vicina alla linea ma fuori, però bisogna sempre fidarsi di quello che vede l'arbitro. Si riprova Sartoretti ma in questo caso effettivamente è fuori. Provato a mettere la palla a lungo linea, è uscita anche questa, non di molto, però fuori. Sì, segno comunque che cercano di portare al servizio. Sì, d'altronde, visto l'andamento del set con attacchi continui dal centro, adesso risponde con un pallonetto anche il palleggiatore di Mirandola e quindi cercano soprattutto con la battuta di togliere il palleggiatore dalla rete. Tutte e due le squadre, chi ci riesce porta a casa il set sicuramente. E infatti è un buon break di 3-0 per Mirandola. Adesso, come nel set precedente, il cambio, entra Valeri in battuta che però non trova il campo e quindi esce da una situazione un po' complicata Motta, 19-13. Sì, è evidente, quando si cerca di forzare, di cercare le righe, è più difficile e qualche volta si sbaglia. Due errori consecutivi alla battuta da parte del Mirandola in questa situazione. C'è la pipe
di Sartoretti out. Ancora stai bene al servizio. Forza Puma, stai bene, ma c'è Sartoretti. Poi l'attacco di Gelfi, non trova, invece si trova le mani Gelfi. Trova le mani di Scaltriti in questo caso. Il regista di Mirandola, Gelfi. Buona la sua battuta, un po' meno la ricezione di Saibene, ma si salvano i leoni. Piazza Albergati, c'è Sartoretti, poi l'attacco di Bellei, super la difesa di Lollato, l'alzata di Saibene per Scaltriti che sfonda il muro e porta a casa il 21esimo punto per Motta. E palla giocata tatticamente giusta in attacco sulle mani del muro a uscire su lungolinea, imprendibile per la difesa avversaria. Intanto abbiamo visto il cambio di Zonchetti su Zanini, al servizio poi con molta probabilità farà il giro dietro per rinforzare ricezione e difesa. Bellei è vincente, 21-15. Bellei. Diciamo che per Mirandola è un po' l'ultima chiamata per questo set, cercare di avvicinare il Motta con la battuta del 7 che già precedentemente aveva fatto qualche recupero di break. Vediamo cosa succede. Bellei al salto, la palla va sul nastro, è attento Visentin, poi c'è Scaltriti sul muro, si prova Bellei ma non ci arriva. E ancora una volta Scaltriti risolve tutto. Anche questa tatticamente e tecnicamente perfetta, proprio sulla punta delle dita del muro a uscire per eludere proprio la difesa avversaria. Due palle di Scaltriti alla sua maniera, come si suol dire. Albergati. Sul corpo di Sartoretti e trova anche lei Daniele Albergati. 23-15. Cambio per Mirandola, esce Sartoretti che ha appena subito l'ace ed entra invece Capua. Sì, è un cambio che il tecnico aveva già proposto sul finale del set precedente con poche speranze. Albergati di nuovo proprio sul neo entrato Capua. Gelfi sul muro, uno di Scaltriti che fa una magia, poi il tap-in di Scaltriti ed è Scaltriti show in questo finale di secondo set. Bellei aveva fatto di tutto per salvare la palla, poi alla fine è arrivata sopra la rete dalla parte del Motta e quindi Scaltriti mette la sua firma sul finale di questo set. Albergati si incarica della battuta proprio sul set ball di Motta, 24-15, 11 set ball, 9 set ball scusate, e poi sbaglia Rustichelli ed è 2-0 per Motta, la situazione diventa complicata per Mirandola. Sì, anche in questo caso il palleggiatore ha forzato un po' l'attacco, si vedeva che la palla sarebbe andata al centro, però era troppo bassa, quindi praticamente l'azione poteva essere valida, ma dal punto di vista dell'esecuzione non lo è stata. Agenzia Clementi, soluzioni immobiliari. Antica farmacia alla Provvidenza. Profumeria Bionatural. Civico 71 Caffè. La Grotta del Sale di Paola. Montagnier,
vini e spumanti. Osteria I Due Compari. Veneta Botti. E allora eccoci di nuovo al Palagrassato di Motta per il terzo set. Set che potrebbe essere veramente quello decisivo per la promozione. Gelfi al servizio. Ed è davvero tutto pronto. Out il servizio di Gelfi. E come nei set precedenti, anche in questo caso Motta mette a segno il primo set. Diciamo primo che punto. Mirandola è ripartito da dove aveva finito, cioè nel senso che il finale del set non è stato certamente dei più positivi. Zanini, la sua battuta float che però finisce in rete. Anche Zanini cerca di fare la stessa cosa. Diciamo che siamo in una fase importante perché il terzo set potrebbe segnare per il Motta la promozione in A3 e per il Mirandola la riapertura dei giochi. E adesso Albergati sulle mani porta sul 2-1 Motta e poi va anche in battuta. Albergati su Capua, è costretto a palleggiare Gelfi e poi non passa l'attacco di Bellei da seconda linea. Quindi 3-1 Motta e di nuovo Albergati dalla linea dei 9 metri. Diciamo che la recezione, se aveva balbettato nei due set precedenti per Mirandola, in questo set è proprio partita non bene nel vero senso della parola. E infatti adesso trova anche lei Albergati, il secondo per lui nella partita. Diciamo che le due battute che ha eseguito sono state tecnicamente molto buone sul lungolinea, una flottante lunga, una flottante corta, quindi per chi deve ricevere e poi attaccare com'è l'ala di posto 4 non è facile trovarsi sotto pressione così e risolvere la situazione, soprattutto quando sei con 2-7-0 mentalmente. E infatti, non sembra... infatti insiste ancora su capo a Albergati e mette a segno il secondo ace consecutivo, proprio a conferma di quello che diceva lei. Infatti coach Barozzi adesso... Sì, diciamo che Capua era quello che aveva terminato il set, è entrato alla fine, però... Adesso ritorna Sartoretti. L'avvio non è stato come sperava l'allenatore, di fatto, avendolo lasciato in campo. Non è positivissimo il muro di Motta. E Gelfi mette a segno il secondo punto Mirandola. Non si è capito bene se ha preso la palla perché aveva toccato rete o se ha sbagliato a prendere la palla con il piede da sotto. Salva Lollato, il tap-in di Gelfi, è impegnato in attacco Sartoretti, c'è il muro di Motta. Adesso Gelfi sul muro di Daniele Moretti. 6-2 Motta. Diciamo che su due alzate non precise Mirandola ha cercato comunque di mettere la palla a terra, ma il muro ha fatto buona guardia soprattutto da parte di Moretti, in questo caso che ha chiuso molto bene la traiettoria della diagonale. Scaltriti che trova quasi un ace ma poi si salva Mirandola, la palla per Albergati che mette a segno lungolinea e porta Motta sul 7-2. Ancora Scaltriti. Sì,
con il muro a uno, insomma, per Albergati è tutto più facile. Sbaglia questa alzata Gelfi e poi è impossibile per l'opposto riuscire a correggerla. Il palleggiatore del Mirandola, sicuramente una serata molto difficile, non per le sue scelte ma soprattutto per la recezione che dal primo set è progressivamente peggiorata da parte dei suoi compagni di squadra. Certamente questo non lo ha aiutato nelle scelte, aveva cercato il secondo set di forzare con le palle al centro anche quando la recezione non era precisa, adesso poi si trova a dover rincorrere palle da una parte all'altra del campo, quindi è sicuramente molto difficile per il palleggiatore. E intanto si ricomincia a giocare sempre con Scaltriti al servizio. Pacca Gelfi sul muro, un po' scomposto, questa volta arriva forse un attimo in ritardo Moretti. Sì. Diciamo che il palleggiatore con palla più vicina è riuscito a smarcare abbastanza bene il suo opposto, che adesso si appresta alla battuta, riceve l'ollato, poi la palla per Moretti che però non va a terra. E Sartoretti invece trova il money out, 9 a 4 per Motta. Ancora Gelfi. Sì, sicuramente Mirandola da queste ultime due azioni dimostra di non voler uscire dalla partita. Se può, in qualche maniera, vorrebbe riagganciare il match. Sul 9 a 4 per Motta invece va in battuta Daniele Moretti. Buona la battuta di Moretti che è attento anche in difesa. Poi la palla per, sai bene, muro, mani del muro e poi palla in campo. Punto per Motta, 10 a 4. Diciamo che il palleggiatore del Motta non era compostissimo sotto, però la palla è uscita comunque bene dalle mani. Diciamo che l'arbitro, come prima, anche in alcune alzate non precisissime, ha lasciato correre proprio per privilegiare il gioco. In questo caso invece infrazione, perché calpesta la linea sull'attacco dalla seconda linea, l'opposto di Mirandola, e quindi ancora Moretti in battuta. Riceve male Bellei, la palla di là di Gelfi, il tappin di Capitan Visenti, 12 a 4. Diciamo che su questa azione Mirandola ha mostrato un po' la, diciamo, di avere, non dico la testa in campo, se lo aveva fatto due minuti fa con le due azioni, ma di avere la testa più sulla, verso la porta dello spogliatoio, perché l'opposto ha buttato una palla in mezzo al campo sperando andasse di là e poi la difesa non si è preparata sull'attacco mottense. Sì, titoli di coda che rischiano di scorrere prima del previsto per Mirandola. Moretti, che impegna Sartoretti in ricezione e trova l'ace, l'ennesimo ace per Motta. Diciamo che quando le cose devono andare bene, vanno bene. Qui la palla non era stata colpita perfettamente da Moretti e quindi ha battuto una palla corta dentro i tre metri che ha messo effettivamente in difficoltà la ricezione di Mirandola. Quello che dicevamo prima, no? Ogni tanto ci vuole anche fortuna per vincere.
Diciamo che su questa palla un po' di fortuna c'è stata. E Motta sicuramente apprezza. Intanto Mirandola quasi doppiata nel punteggio e infatti coach Barozzi è costretto a fermare tutto e a parlare ai suoi. Si riprende Moretti in battuta. Riceve Sartoretti, poi l'alzata dal centro, il muro di Zanini e non riescono a coprire i ragazzi di coach Barozzi. 14-4. Diciamo che il palleggiatore ormai era già visto che rigiocava il primo tempo e quindi sia Moretti che Visentin si erano preparati per il muro. Moretti. Incredibile Esti Moretti che continua il suo grandissimo turno al servizio. Forse davvero ormai con la testa negli spogliatoi i ragazzi di Mirandola. Sì, se due palle fa erano verso la porta, qui quest'ultima azione. Moretti difende. Ha dimostrato proprio. E Albergati concretizza da seconda linea. Ed è 16-4 per Motta. Diciamo che in questo momento c'è una squadra sola in campo. Quindi lo spettacolo migliore in questo momento lo danno sicuramente i tifosi del Motta che stanno già preparandosi per la festa finale. Sì, tifosi in piedi perché c'è il tutto esaurito qui a Motta. Poi Sartoretti difende ancora Moretti, Albergati alza per sei bene. Che piazza di là, è attento Bellei, di nuovo Sartoretti, c'è il muro di Zannini e Visentin. L'alzata dietro per Gelfi. Cerca di difendere Albergati ma la sua difesa tocca il soffitto e quindi è punto Mirandola. Sartoretti. In rete la battuta di Sartoretti, 17-5 per Motta. Capitan Visentin al servizio. Riceve Catellani, Gelfi per Bellei. Pazzesca la difesa di Scaltriti che arriva anche qui, poi la piazzata di Seibene, difende Gelfi. Alzata la Piper Sartoretti, difesa da Scaltriti, c'è Albergati, il muro, c'è ancora Scaltriti, è attento Zanini, adesso Gelfi sulle mani di Seibene. In questa azione si è vista che Mirandola ha ripreso un po' a rimettere la testa in campo, probabilmente hanno deciso di lottare fino alla fine anche se qualche istante fa non sembrava così. Diciamo che l'aspetto mentale in questo momento la gioca sul gioco proprio di Mirandola, nel senso che il set è altalenante ed è dovuto soprattutto a una questione psicologica. Adesso bellissima la coreografia anche dei tifosi di Motta. Riceve Seibene, l'alzata in Piper Scaltriti, difende Gelfi che poi è occupato in attacco ma Seibene è ancora preparato in difesa e riesce a mandare di Albergati. Bellei è out, l'attacco di Bellei ed è punto Motta. Un grandissimo applauso per Scaltriti in difesa. Sì. Due azioni di difesa da una parte e dall'altra, soprattutto che danno un bello spettacolo. Dal punto di vista tecnico-tattico magari non sarebbero l'ideale perché non c'era il muro, però Alberto Seibene al servizio.
forza sei bene, ma è out il pallone. Diciamo che siamo quasi per iniziare una festa qua, mi sembra di capire la sensazione che si ha dal campo, dalle squadre in campo, una che sente ormai il risultato vicino e una che non riesce a proporsi in maniera sufficiente per contrastare. Attenti in difesa in questa azione e poi Zanini mette a terra. Anche le facce dei ragazzi di Motta in campo sono sorridenti, insomma, consapevoli di quello che stanno facendo. Sì, come dicevo prima, di fatto queste azioni sono più spettacolari che di tattica, di gioco, di tecnica. È un omaggio sicuramente a questo bellissimo pubblico. Zanini è out, il servizio di Zanini. 19-8 comunque. Bellei. Riceve di là, stai bene, ma però difende Albergati. Albergati è pazzesco in attacco, non può niente Cattelani, non può niente. 20-8. Il muro avversario aveva lasciato troppo spazio sul lungolinea per un attaccante di posto 2 abbastanza preciso sull'attacco proprio lungolinea più che in diagonale come Albergati. Ed è proprio lo stesso Albergati alla linea dei 9 metri. Non forza Albergati. Gelfi sul muro della coppia Scaltriti Moretti e si levano al cielo i cartelli in murato da tutto il pubblico. Sì, diciamo che la palla era un po' chiusa sul muro, però il muro è stato molto preciso sia nel tempo che nel posizionamento delle mani, quindi la palla è rimasta sui 10 centimetri del campo di Mirandola. Ancora Albergati, problemi di ricezione, sai bene difende Cattelani, Gelfi, di nuovo Gelfi, non tiene la difesa di Albergati. Sì, diciamo che l'altezza del tetto dell'impianto non facilita alcune difese spettacolari. È entrato. Anche se effettivamente non è un impianto bassissimo, ma per certi livelli, quando si pensa alla Serie A, anche a 3, non a 1, a 2 sicuramente, perché l'impianto è adatto più a 1 a 3. Intanto è entrato Valerio al servizio, che ha impensierito un po' la ricezione casalinga con il servizio sul nastro. E sì, poi Scaltriti non ha trovato il campo nelle mani. Ancora Valeri. Riceve Lollato, poi Visentin per Albergati, mani out di Albergati, 22-10. E diciamo che Albergati in questo caso ha tirato dritto per dritto. Tecnicamente non sarebbe corretto, però il muro di Mirandola era scomposto e la palla è uscita. Intanto sul 22-10 si alza già il coro Serie A, Serie A. In campo Bortolato, De Giovanni e Zonchetti. Sarà Zonchetti in battuta. E ovazione del pubblico per i tre ragazzi appena usciti.
Grazia Ghelfi, difende l'ollato, arriva, sai bene, la pipe di Zonchetti, e anche Zonchetti è vincente in pipe! Incredibile quello che sta succedendo questa sera a Motta. Siamo a meno 2 dalla Serie A, Serie A3. Barbon ha messo in campo il secondo palleggiatore. De Giovanni e anche Zonchetti, che comunque l'ace di Zonchetti si regala l'ace per il match ball. Tutto il pubblico è in piedi per Zonchetti, una standing ovation incredibile. E ora match ball, il punto per la Serie A, entra Bozzan. Ancora Zonchetti dopo il punto in pipe e l'ace. Barbon vuole terminare con i 6 ragazzi in campo che hanno giocato di meno. Questo per dare un premio sicuramente a un gruppo. Appunto, questo per dare il premio soprattutto anche ai ragazzi che, pur giocando di meno per tutta la stagione, sono sempre rimasti in palestra a lottare, a giocare per cercare di portare la squadra in Serie A. E intanto sono le 21:17 e Motta è in Serie A. Sì, Serie A che sicuramente è stata meritata, perché questa squadra è dal 2018 che non perde una partita, sia in casa che fuori casa. Ha vinto tutte le gare del girone di ritorno, ha vinto le 2 gare del primo playoff e ha vinto anche le 2 gare del secondo playoff, che gli ha permesso di approdare alla Serie A. Dobbiamo ringraziare soprattutto i ragazzi di questa squadra: Alberto Zonchetti, Alberto Saibene, Riccardo Scaltriti, Marco Di Franco, Alberto Bortolato, Marco Visentin, Matteo Zanini, Daniele Albergati, Cristian Bolzan, Daniele Moretti, Antonio De Giovanni, Davide Lollato, primo allenatore Renato Barbon ed Erika Montino, secondo allenatore. La società del presidente De Bortoli festeggia i suoi 50 anni e festeggia la promozione in Serie A. Un grazie a tutti i tifosi che sono arrivati qui oggi, ma soprattutto anche nelle altre partite che erano presenti. Anche noi dal punto di vista tecnico eravamo un po' in impasse. C'è grande festa qui al Palasport di Motta di Livenza, presente anche il sindaco, tra l'altro ex pallavolista. Diciamo che siamo pronti per i festeggiamenti di rito dopo ogni vittoria che si merita, anche i supporters. Presidente, le supporters. È Serie 3. È Serie 3, bellissimo. Grazie a tutti. Grazie, è bellissimo. Adesso cominceremo a pensare per la prossima stagione. Abbiamo già delle idee, credo che fra poco le vedremo, insomma. Ecco, grazie. Grazie. Il capo ultras di Pallavolo Motta, che serata è stata? Ma guarda, è indescrivibile, è la seconda volta che arrivo in questo momento, ma finalmente in Serie A una goduria unica. Adesso lasciami prendere fiato, una gioia immensa. Complimenti ragazzi, complimenti al pubblico, complimenti a tutto lo staff che ha portato ad ottenere questi risultati.
Complimenti a tutti. Grazie. Ragazzo, verrà premiato l'MVP, scelto da entrambi gli allenatori. Qualche minuto e poi sapremo anche l'MVP della serata, che va all'allenatore di Motta, Coach Barbon, premiato dal DS Carriel. La dedica del premio al coach a tutta la squadra. A tre, entri, five e poi anche Ace. È un sogno, anche perché tutto l'anno io mi sono allenato come libero, diciamo, e quest'ultima parte di stagione c'era bisogno di qualcuno che entrasse e desse un po' di tranquillità in ricezione, e mi sono messo a disposizione della squadra. Sono felicissimo, veramente, non ci credo ancora. A chi la dedichi? A tutti, siamo veramente una squadra fantastica, non ci sono veramente aggettivi, mi sono trovato benissimo, benissimo, veramente. Complimenti. Continuano con il ringraziamento al pubblico, che questa sera è stato veramente fantastico, e il pubblico risponde battendo le mani a tempo. Come potete vedere, questa sera è veramente tutto esaurito, tutto esaurito. E adesso lo possono dire veramente tutti: Motta è in Serie A. È una festa. Siete in Serie 3. Cosa c'è da dire? Non abbiamo più parole. Ce la siamo meritata. Siamo arrivati a finire più tardi di tutti quanti. Siamo quelli che si sono allenati probabilmente di più tutto il campionato. Se non ce la meritiamo dopo queste partite, non c'è altro da dire. E l'atmosfera, il Palagrassato? Incredibile, mai visto tutta sta gente in un palazzetto così. Speriamo che lo amplino per riempirlo ancora di più per l'anno prossimo. Complimenti! Grazie! Intanto tutto il pubblico è entrato in campo a ringraziare e salutare i ragazzi che in questa stagione sono stati veramente fantastici. 20 vittorie consecutive con oggi. In gara 1 chiedevi un Palagrassato tutto esaurito, ti hanno accontentato? Accontentato alla grande, grandissimi tifosi e forza Motta, bellissima partita, grazie ai tifosi e merito anche loro se siamo in A3 adesso. Hai una dedica speciale? Beh, alla mia famiglia che è venuta a vedermi sicuramente, che ha fatto tanta strada e sono stracontento di avergli regalato una partita del genere, quindi grazie anche a loro e la dedico ovviamente a loro. Complimenti allora. Complimenti. Forza Motta. Direttore sportivo, non ci sono parole questa sera. Serie A, non ci sono più parole. Prima c'erano tante parole, abbiamo vinto, giocato bene, male. Oggi
encomiabili. Serie A e a Motta la Serie A si farà. Grazie. Il tributo per il capitano. E si alza il coro, un capitano, c'è solo un capitano. Capitano, è Serie A 3, finalmente. Serie A 3, finalmente, l'aspettavamo da tanto, lo volevamo con tutto il cuore. E grazie a questi fantastici tifosi, alla squadra che ha lavorato dal primo all'ultimo giorno, è stato possibile. Quindi è l'apice della gioia per uno sportivo, questi sono proprio i giorni che rimangono impressi nella memoria e nel cuore. Sia pubblico che compagni ti hanno riservato un tributo speciale. Ah, questo mi fa enormemente piacere, perché io ho grande stima di tutti loro, di tutti i ragazzi che si sono impegnati veramente, veramente tantissimo per rendere, per far sì che arrivi questo giorno speciale. Se loro hanno stima di me è una cosa bellissima, che li ringrazio, ringrazio tutti davvero, pubblico e ragazzi. A chi la dedichi? Ma sempre alla mia famiglia e alla mia bimba Maria Vittoria, che arriverà tra poco, purtroppo non è potuta essere qui, ma li sento sempre col cuore. Grazie e complimenti. Grazie mille a voi, a tutti. Coach, la 20ª vittoria consecutiva, ma soprattutto a 3. Sì, ci siamo preparati, no, bene, benissimo. Infatti penso che i punteggi dei set siano eloquenti, i ragazzi sono stati bravi, in settimana abbiamo controllato solo quel poco che c'era da rifinire, e oggi c'è stata l'apoteosi. È stato bello perché il terzo set largamente avanti mi ha dato anche il permesso di far fare un giro a tutti i miei giocatori, cosa bella. E soprattutto che hanno risposto alla grande, come ad esempio Gionchetti, entra Pipe e anche Ace. Io ho sempre detto che noi fin dall'inizio abbiamo costruito una squadra, non un gruppo di giocatori. Cioè, abbiamo lavorato con tutti e 13, anzi 14 inizialmente gli elementi, però oggi c'era grande voglia di fare e abbiamo completamente rovesciato il banco, ma io non avevo dubbi, però io da allenatore devo trasmettere serenità, e così è stato. È bello perché abbiamo vinto giocando veramente bene bene, puliti, ordinati, si è divertito il pubblico. Questa sera tutto perfetto, squadra e pubblico. Sì, stasera abbiamo riempito il palazzetto, ma non c'era bisogno di pensarlo nemmeno, sapevamo già che avevamo una platea importante. Tanti giocatori, tanti ex giocatori anche, che quindi dal palato fine. No, ma non posso solo fare un grande applauso a tutti, perché oggi c'erano lucidità, un campo spaventoso. C'è una dedica speciale? A chi sopporta tutti i viaggi che sto facendo in giro per l'Italia. Grazie e complimenti di nuovo. E quindi Motta è in A3, vince 3-0 e dal Palagrassato è veramente tutto, è una festa e speriamo che vi siate divertiti anche voi. Alla prossima stagione! Innamorato, perso della vita, lo diceva sempre, lo faceva capire, lo scriveva, non mollava mai, finché non cade l'ultima palla si può vincere, diceva riferendosi al suo gioco, il volley. La sua partita si è chiusa nella notte tra domenica e lunedì al Caffoncello, dove era ricoverato da qualche giorno, ma Marco Guerrato ha vinto lo stesso, vince chi non si arrende mai, vale nella pallavolo come nella vita. Aveva 46 anni, viveva a Motta di Livenza, giornalista, era un nostro collaboratore appunto con Media 24 durante le partite del Motta, Pallavolo Motta. Era un appassionato della penna e del mestiere e scriveva anche per la Tribuna. Seguiva il calcio, sempre appresso alla Liventina e al Porto Mansuè, e il volley in ogni sua forma e dimensione. Dalla Pallavolo Motta, che nelle sue cronache non perde mai 15 vittorie di file, ai piccoli talenti che ha visto crescere nel volley Treviso, dalle Girls del Giorgione a quelle del Ezzelina Carintanese e a tutto il mondo della pallavolo di Marche. Certo, anche le sue pantere,
posto fisso al Palaverde con i commenti o in televisione o comunque la penna pronta ad accendersi come una torcia a ogni punto dell'Imoco. Non si perdeva una partita anche quando era costretto in ospedale. Lo piangono i suoi genitori, Anna e Sergio, il fratello Efrem, che gli sono sempre stati vicini. Poi ci sono tutti gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto. Nel cuore porteranno sempre il ricordo della gioia di vivere di Marco e del suo incontenibile ottimismo. Ciao Marco. Agenzia Clementi, soluzioni immobiliari. Antica farmacia alla Provvidenza. Profumeria Bio Natural. Civico 71 Caffè. La Grotta del Sale di Paola. Montagnier, vini e spumanti. Osteria I Due Compari. Veneta Botti.